Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Eccoci arrivati al secondo episodio di Mix From Zero, che è stato richiesto dagli utenti del nostro gruppo di Studio One su Facebook. Vediamo quindi ora come, una volta impostato il workflow che abbiamo visto nel primo episodio, ora cercheremo di mixare gli strumenti. Approcceremo ora alla mix della batteria, che è lo strumento insieme alla voce più importante all'interno di un mix, almeno di un mix pop come in questo caso. Mettiamo in solo la batteria. Chiudiamo il mixer, controlliamo le nostre tracce. Allora, qui abbiamo i nostri panoramici. Identifichiamo immediatamente i suoni, cerchiamo di identificare quindi i suoni all'interno delle tracce di batteria. Mutiamo tutto, apriamo soltanto la batteria ed ascoltiamola. Ascoltiamo i nostri overhead. Notiamo immediatamente una differenza di volume notevole tra left e right. Forse errore del fonico in questo caso. Vediamo che abbiamo il picco del rullante a meno 37 su un canale e meno 30 circa sull'altro, quindi abbiamo una differenza di 6 dB. Possiamo in questo caso utilizzare la maniglia della nostra traccia ed alzarla di 6 dB. Per avere una correlazione simile, anche se forse sono troppi, scendiamo a 5, più equilibrato. Evitiamo di fare un hard pan pot e quindi avere una batteria con degli overhead estremamente aperti. Ok. Controlliamo che siano in fase con lo zoom, quindi aumentiamo fin quando individuiamo i punti di attacco tra i due overhead, che diciamo sono perfettamente allineati. Non è lo stesso per quanto riguarda, come vediamo, il rullante e gli altri componenti della batteria. Questo è normale, perché appunto spesso le distanze che si trovano tra i vari microfoni creano queste piccole sfasature di segnale nella batteria stessa. La batteria va sempre allineata con gli overhead. Questo perché ci permetterà, come vedremo, di avere un suono molto più definito prima di iniziare il mix. Per cui chiudiamo gli overhead ed andiamo ad individuare le tracce più importanti, come nel nostro caso lo snare. Chiudiamo l'hi-hat, allarghiamo. E notiamo subito come lo snare sia assolutamente fuori fase rispetto agli overhead. Tagliamo la traccia, poi la riapriremo dopo e sincronizziamo ad occhio, in questo caso, il nostro rullante con gli overhead. Possiamo utilizzare anche il sistema di autoallineamento di Studio One, che si trova appunto all'interno di Quantize e che ho già spiegato in un altro tutorial riguardante il mix specifico della batteria. È diviso in 4 episodi, vi consiglio di andarlo a rivedere per poter sincronizzare tutti i singoli pezzi della batteria con quello che è presente negli overhead, o viceversa sincronizzare gli overhead con un segnale di cassa e di rullante. In questo caso utilizzeremo appunto un sistema abbastanza collaudato, che è quello dell'allineamento del nostro rullante. Ascoltiamolo negli overhead, chiudiamo anche gli altri microfoni.
Ok. Bilanciato. Facciamo ora la stessa identica cosa con la cassa. Portiamola su e verifichiamo che i colpi di cassa contenuti negli overhead sia sincronizzata. Allarghiamoci e andiamo ad individuare i colpi di cassa, come in questo caso. Sono molto sottili, come vediamo. Possiamo appunto aumentare ancora di più il nostro range di visualizzazione. Allarghiamo e vediamo che anche la cassa in questo caso è fuori fase rispetto agli overhead. Ascoltiamo. Abbassiamola. Questo è un sistema molto veloce. L'importante ovviamente è che il batterista sia bravo, che abbia eseguito il brano rimanendo sul click senza avere troppe oscillazioni. Ascoltiamo cosa è contenuto all'interno del microfono degli hi-hat. In realtà il microfono degli hi-hat non ha ripreso bene, rientrano tantissimi suoni all'interno dello stesso microfono sovrapponendosi al lavoro che è stato fatto con gli overhead. Potremmo anche pensare di non utilizzare il microfono degli hi-hat, chiudiamolo. Abbiamo comunque la presenza degli hi-hat all'interno degli overhead, molto presente. Passiamo ai nostri tom, possiamo già vedere la risonanza, sentite? Della cassa che finisce nel tom, eccolo qui. Andiamo a vedere cosa accade negli overhead. Questo è il floor tom, per cui entra naturalmente in risonanza con la cassa. Eccolo qui. Allineiamo anche il nostro floor tom. Facciamo la stessa cosa anche con l'altro tom. Ascoltiamo ora la batteria allineata. Abbiamo già un ottimo segnale, quindi anche spazializzazione di tutta la batteria. Siamo pronti per pulirla ed iniziare a creare un sound più definito. La cosa più ovvia è quella di iniziare a pulire le tracce, come ad esempio i tom, il rullante e il kick, che abbiano dei rientri da altri microfoni, cercando di mantenere soltanto il campione e quindi il colpo originale. La cosa più semplice da fare è utilizzare il gate che è presente nel nostro FET channel. Accendiamolo. Possiamo un po' chiudere gli altri con un high shelf. Per infastidire meno possibile gli overheads.
mantenendo il timbro del nostro tom. Senza, con, quindi non un eccessivo gate che lo continui, che lo tagli completamente, un po' di compressione. Ok, aggiustiamo un po' l'equalizzatore per enfatizzare leggermente i bassi, chiudiamo un pelino un dB anche sulle medie per poter mantenere la risonanza del nostro floor tom. In questo caso ricordiamoci che il floor tom si trova a sinistra del nostro panorama stereo, quindi dovremo spostarlo dove si trova nel panorama stereo per evitare di avere anche in questo caso delle piccole oscillazioni di fase all'interno del mix della batteria. Veniamo al nostro tom, applichiamo gli stessi principi. Siamo ancora lontani dal suono definitivo, ovviamente, dei nostri toms, però intanto siamo riusciti a pulire un pochino con il gate. Risentiamo. Anche perché il grosso del sound del tom si trova proprio negli overhead. La cosa migliore in questo caso, che vi suggerisco ovviamente, è non utilizzare il gate, ma pulire la traccia direttamente utilizzando il nostro strip silence che è contenuto all'interno di Studio One. In questo modo potremo analizzare la traccia e tagliare direttamente tutto ciò che si trova fuori da una certa soglia, che va impostata appunto in questo range. Adesso è esagerato, quindi torniamo indietro, ricordiamoci di lasciare un minimo di lunghezza del nostro taglio, ad esempio mezzo secondo o anche più, ma fino a un secondo. Impostiamo appunto una soglia migliore ed avremo il nostro tom completamente separato. La cosa interessante è che selezionandolo abbiamo poi la possibilità di recuperare l'attacco e tutti i samples che sono già stati tagliati possiedono il micro fade in e fade out, questo utilissimo per evitare di doverlo fare a mano. In alternativa possiamo selezionarli tutti e abbassarli. Stesso sistema anche sull'altro tom. Possiamo ora selezionarli, andare nel nostro Fat Channel e togliere il gate. Vi ricordo che il gate normalmente è uno strumento estremamente utile nel live, ma trovandoci in studio possiamo ovviamente tagliare tutte le parti di traccia che non contengono informazioni importanti, come appunto i rientri dei microfoni. Questo è un sistema migliore rispetto all'utilizzo del gate, che potrebbe reagire anche diversamente perché lavora come un compressore in base ai tipi di punti in cui le rullate sui tom cambiano. Applichiamo ora lo stesso medesimo principio sulla nostra cassa e sul rullante. Ovviamente applicato sul rullante un secondo è troppo come lunghezza minima perché permette anche il rientro ovviamente della cassa. Quindi dovremo utilizzare una lunghezza diversa. Mettiamo mezzo secondo per avere un rullante più pulito. Adesso dovremo ora a mano controllare che tutti i colpi siano giusti ed evitare appunto che ci siano dei rientri anche in questo caso dei tom.
e quindi correggere a mano tutte le parti di rullante che stiamo vedendo. È ovviamente un lavoro tedioso, però è fondamentale e ci permette di raggiungere un risultato eccellente, migliore rispetto all'uso di qualunque tipo di gate. Ovviamente possiamo utilizzare il nostro channel strip in maniera verticale o orizzontale, aprendo la nostra finestra. Ho creato una piccola risonanza sul rullante. Ascoltiamolo negli overhead ora. Liberiamo il transiente. Possiamo in alternativa utilizzare un altro tipo di compressore sul nostro rullante. Come l'1176 fornito nel pacchetto di Presonus riguardante il Fat Channel. Sentiamo. Senza. Ascoltiamo lo smashing bellissimo del plugin. E iniziamo a lavorare con la cassa. Per cui iniziamo a pulire la cassa, come abbiamo già visto. Applichiamo in questo caso un threshold più basso. Aumentiamo il fade di chiusura della cassa. Anche in questo caso, passando sulla cassa, cerchiamo di creare uno smashing più alto. Cercando la risonanza giusta, controlliamo ora che all'interno della cassa non vi siano anche colpi di rullante che sono stati presi. Come sentiamo dal microfono della cassa, per cui dovremo poi andare a pulire piano piano tutti i nostri colpi. La cassa e la batteria in generale ancora non ha subito grosse variazioni, per cui abbiamo ora tutto lo spazio che ci serve per poter lavorare sul mix della batteria in sé. Ascoltiamo tutto come era in precedenza, spegnendo tutti i plugin presenti nel mixer.
possiamo leggermente abbassare i tom, togliamo 3 dB. Lasciamo il rullante e la cassa leggermente fuori dagli overhead, perché poi all'interno del brano saranno quelli che prenderanno più posto rispetto agli overhead e ai piatti in sé. Utilizziamo il fat channel anche sul bus della batteria. In questo caso utilizzeremo il compressore del tipo SSL, diciamo. Qui smesceremo un po' il segnale per poi metterlo in parallelo all'interno sempre di Studio One, utilizzando il routing interno, quindi splitter, e il fat channel, in questo caso con l'SSL, in parallelo, senza se sentiamo che il parallelo è troppo, possiamo dosare il segnale parallelo dal nostro controllo mix all'interno dello splitter. Il rullante possiamo abbassarlo un po', un pelino, perché ora il compressore lo rende più presente. Un altro lavoro che possiamo fare è limitare questo splashing che sentiamo negli overhead. Per fare questo possiamo utilizzare il nostro fat channel. Per togliere un po' di bassi ai nostri panoramici, in questo caso utilizzeremo l'equalizzatore, un low pass filter, liberando più possibile la cassa e il rullante. Schiarendo leggermente potremmo eventualmente anche utilizzare un compressore direttamente sugli overhead. La cosa che si fa normalmente è quella di utilizzare anche un sistema di de-essing per togliere un po' di harsh ai piatti che si trovano appunto in questo tipo di registrazione. Il migliore in assoluto è quello della Vice, ma in questo momento stiamo utilizzando i plugin di Studio One per potervi fare esercitare anche a casa su questo tipo di approccio. Sentiamo senza plugin, registrazione originale, premix. Quello che sento ora è ovviamente la presenza della cassa meno importante all'interno del mix. Questo perché la registrazione della cassa non è stata eccellente e non possiamo disporre di due microfoni. Ma possiamo fare una cosa: una volta pulita per bene la cassa, possiamo creare un trigger, per cui aggiungere una traccia MIDI che contenga un altro tipo di cassa da sommare a quella già presente all'interno della nostra batteria. Lo abbiamo già visto nel tutorial relativo al mix delle batterie, che troviamo sempre su questo mio canale.
Per cui procediamo ora alla pulizia di tutta la traccia del rullante e della cassa affinché non vi siano rientri sospetti all'interno della traccia stessa. Mettiamo in solo quindi cassa e rullante e puliamola piano piano. Saltiamo questo passaggio perché altrimenti sarebbe noioso da vedere e andiamo direttamente al risultato finale. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno trattati in maniera semplice e professionale. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Ho anche aperto un account Patreon, trovate il link qui sotto nel video, per poter supportare la realizzazione di questi video gratuiti. Il contributo è minimo, ma mi permette di acquistare nuove licenze per poter fare nuovi tutorials. Vi aspetto nel prossimo episodio. Ciao, a presto!